Il tema del rapporto fra i diritti fondamentali della persona e l'ordinamento sportivo e la giustizia sportiva è un tema centrale quando si tratta di difendere l'atleta. Voi avrete notato dalle relazioni di ieri, in particolare da quella dell'avvocato Bianchi, che l'attenzione dell'ordinamento sportivo è essenzialmente basata sulla tutela del sistema e non sulla tutela dell'individuo. La cosa è stata giustificata, come abbiamo detto, con il presupposto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. Si è detto che tanto alla fine parliamo di regole di gioco e quindi cosa volete che interessi allo Stato del perché e del per come. Le regole sono fatte in un certo modo, perché l'ufficiale di gara ha squalificato, perché l'arbitro o il giudice sportivo ha irrogato quella determinata sanzione. E però poi arriva la realtà, arrivano i miliardi, ma non necessariamente soltanto arrivano eventi a livelli iperprofessionali. Anche nella vita di ciascun atleta, di ciascun tecnico, di ciascun dirigente, ci sono delle situazioni che incidono sulla dignità della persona, sull'essere umano in quanto tale. Essere ingiustamente accusati di una scorrettezza sportiva, anche in un circolo ristretto come può essere un'associazione sportiva dilettantistica locale, può essere un marchio che pesa molto di più di un'accusa rivolta ad un grande atleta, che alla fine può anche decidere di non interessarsi di quello che gli accade attorno. Pensate alle polemiche che ci sono state sul discorso vaccinazione in rapporto a, non mi ricordo se era Federer o un altro tennista, Djokovic. Alla fine Djokovic ha potuto fare quello che ha ritenuto, sostanzialmente non preoccupandosi delle accuse, delle critiche e via discorrendo. Non sarebbe stata la stessa cosa per un atleta molto meno famoso e molto meno ricco. E quindi dobbiamo porci il problema di che cosa succede quando la giustizia sportiva interseca i diritti fondamentali della persona. Il diritto fondamentale della persona è innanzitutto, dal mio punto di vista di avvocato, il diritto alla difesa. Ecco perché è importante quello che poi ci dirà l'avvocato Marchese, perché quando parliamo di pubblica sicurezza, quando parliamo di contrasto al doping, non stiamo parlando più del fatto che un salto è nullo o che un pugno è stato portato non con le nocche ma con la mano aperta. Parliamo di accuse che incidono, o di fatti che incidono su diritti. Può sembrarvi una affermazione eccessivamente retorica, ma è nei fatti. Parliamo di diritti per i quali centinaia di migliaia di persone ci hanno rimesso la vita durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, prima di pensare di arretrare sul tema dei diritti fondamentali della persona in nome delle regole sportive, forse ci si dovrebbe pensare un attimo. E allora cominciamo a vedere che cosa sono i diritti umani. Su questo tema nei corsi di laurea in giurisprudenza ci si fanno corsi annuali, non semestrali o trimestrali. Però in sintesi possiamo considerare, possiamo riassumere il tema in questi termini. I diritti umani sono il frutto di una visione culturale secondo la quale un individuo, a prescindere da qualsiasi altra cosa, da dove viene, come è nato, dove è nato, di che sesso è, come la pensa e via discorrendo, ha dei diritti dei quali non può essere privato. Cioè, i diritti umani appartengono all'essere umano in quanto individuo, in quanto essere vivente, e non perché uno Stato ha deciso che lui può avere quei determinati diritti. Ricordatevi la prima lezione che abbiamo fatto sul rapporto fra diritto e potere. La conseguenza quindi è che nessuno Stato può cancellare un diritto umano. Uno Stato lo può comprimere, lo può negare, ma non lo può eliminare, perlomeno da questa parte del mondo. Dove troviamo questi diritti umani? In ordine diciamo gerarchico ma non cronologico, la prima fonte del concetto di diritto umano è nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che risale al 1948 e che non è un testo giuridico, è un testo politico. All'ONU si decide che appunto
1948 significa dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, per darvi il contesto, si decide che quello che ha dato origine alla Seconda Guerra Mondiale non sarebbe più potuto accadere. La Shoah, i massacri, i crimini di guerra, le violazioni. Adesso è chiaro che detta oggi questa cosa potrebbe sembrare una specie di raccontino fantastico, perché se guardiamo quello che succede nel mondo, la considerazione è: provate a pensare cosa succederebbe se non ci fosse stata nemmeno la scelta politica a monte di riconoscere l'esistenza di questi diritti umani. Tuttavia la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo non è un testo giuridico, è un testo politico, è una dichiarazione di intenti. Tant'è che all'epoca molti paesi, in particolare dell'Estremo Oriente, criticarono il concetto di diritto umano, di diritti umani, considerandolo un atto culturalmente di imperialismo culturale dell'Occidente nei confronti di quello che all'epoca era Terzo Mondo, che aveva una visione diversa basata sull'importanza della collettività, e non parliamo della Russia sovietica, ma anche dell'Estremo Oriente confuciano, dove la cultura era una cultura della collettività, dei valori e non della legge. Pochi anni dopo, per volontà di Winston Churchill, il cancelliere inglese che guidò l'Inghilterra, il Regno Unito durante la Seconda Guerra Mondiale, viene approvata la Convenzione Europea sui diritti umani. Questo sì che è un testo giuridico, è un trattato che è stato ratificato da molti paesi, Italia compresa, e che attribuisce alla Corte Europea dei Diritti Umani il potere di accertare se la legge di uno Stato stia violando i diritti umani. L'Unione Europea ha fatto una cosa analoga nel 2001 con la Carta di Nizza, ma noi siamo arrivati sostanzialmente primi, perché la nostra Costituzione Repubblicana, che risale al 1948, e che è il frutto della parte migliore della nostra cultura politica e giuridica, la nostra Costituzione Repubblicana contiene tutti e più i diritti che l'ONU chiama fondamentali, umani, e che nella Costituzione italiana chiamiamo fondamentali. Qual è il rapporto fra i diritti umani e l'ordinamento statale? La natura quasi sacra dei diritti umani, il fatto che i diritti umani vengono riconosciuti alla persona come dire, in modo diretto, senza bisogno di una legge che li riconosca, significa appunto che nessuno Stato li può negare, e se lo fa deve accettare di essere sanzionato. Ci possono essere delle ragioni per limitare i diritti umani: se qualcuno commette dei reati e viene condannato, viene privato della libertà personale, ma ogni limitazione deve essere disposta al minimo e solo quando è strettamente necessario. Non a caso la privazione della libertà personale si ha soltanto quando uno commette un reato. Si dice nelle facoltà di giurisprudenza che il diritto penale è la extrema ratio, cioè l'ultima soluzione quando tutti gli altri sistemi per tenere la pace sociale non funzionano più. Cosa vuol dire questo in pratica? Che uno Stato che rispetta i diritti umani non può avere la pena di morte. Deve accettare di rispettare la legge e quindi anche a sua volta di essere sanzionato quando lo Stato stesso non rispetta le regole che si è dato o che ha accettato di rispettare con i trattati internazionali. Ma soprattutto, e qui cominciamo ad entrare nel tema, lo Stato deve rispettare la dignità dell'essere umano anche quando si trova di fronte al criminale più efferato. Perché il rispetto dell'essere umano, della dignità dell'essere umano, è la base di qualsiasi concetto di civiltà e di democrazia. In pratica questo cosa vuol dire? Che chiunque di noi che venga accusato di qualsiasi cosa deve potersi difendere in modo efficace. Deve essere, quando si parla della presunzione di innocenza, innocente fino a prova contraria, non vuol dire che si è veramente innocenti, vuol dire che è lo Stato che deve dimostrare la mia responsabilità, a prescindere dal fatto che io sia colpevole o innocente. Un altro effetto dell'idea che esistono i diritti umani è che lo Stato non può disporre del nostro corpo. Nessuno ci può obbligare a sottoporci a un trattamento sanitario, salvi alcuni casi,
disciplinati dalla legge, si parla, come saprete, di trattamento sanitario obbligatorio, ma c'è una procedura complessa che garantisce che questa fortissima compressione della libertà individuale avvenga realmente per un giustificato motivo e con delle procedure che consentono anche alla persona che non è capace di intendere e di volere in quel momento di essere tutelata. E quindi c'è l'intervento del sindaco, c'è l'intervento del magistrato. E un'altra conseguenza è che non si può, lo Stato non può imporre, non può adottare pratiche contrarie al senso di umanità, anche quando ha a che fare con dei delinquenti fatti e finiti. E dunque lo Stato italiano, la Costituzione non ammette la tortura, non ammette forme di trattamenti terapeutici come la castrazione chimica, che ogni tanto riemerge come proposta politica per combattere i reati a sfondo sessuale. Perché faccio riferimento a questi due casi specifici? Perché lo vedrete quando parleremo di che cosa succede non tanto nel mondo del doping, ma del modo in cui le federazioni sportive si rapportano con atleti particolarmente dotati. L'ordinamento sportivo ha costruito, come sapete, la sua struttura, la sua autonomia, sul presupposto che nella sostanza applica regole di gioco e decide su violazioni di regole che per lo Stato sono sostanzialmente indifferenti. E quindi le decisioni, come vi è stato detto ieri, devono essere rapide.